Siamo con l'onorevole Renata Polverini, oggi a Perugia per questa iniziativa del Comitato Lavoratori per il No, ma ecco in particolare perché il mondo del lavoro dovrebbe votare no alla riforma costituzionale? Intanto perché i lavoratori, prima di essere appunto lavoratori, sono cittadini e quindi non vogliono consegnare la nostra Repubblica parlamentare ad un solo uomo, perché il combinato disposto tra la legge elettorale e questa riforma appunto porterà un uomo solo al comando di tutte le cariche dello Stato, ma anche e soprattutto perché con la cancellazione del CNEL non si cancella soltanto un palazzo definito degli sprechi, ma si cancella invece l'obbligo costituzionalmente previsto di consultare i corpi intermedi, cioè i lavoratori e le imprese, per il bene economico e sociale del nostro paese. Quindi penso che i lavoratori hanno tutto il diritto, anzi direi il dovere, di difendere quella che è una loro prerogativa costituzionale. No a questa riforma costituzionale, ma ci potrebbero essere comunque delle modifiche o delle eventuali riforme a questa Costituzione? Diciamo che il centrodestra aveva già messo in campo una riforma della Costituzione, lo ricordano bene gli italiani, anche se il Presidente del Consiglio fa finta di non saperlo. Prevedeva sì veramente la diminuzione del numero dei parlamentari e prevedeva il cambio della forma di governo, cioè i cittadini votavano il Presidente della Repubblica che poi a sua volta formava un governo, una Repubblica chiamiamola alla francese. Questa riforma invece cambia la forma di governo perché tutto sarà nelle mani di un uomo solo, ma non ha il coraggio di dirlo. Quindi io penso che si dovrebbe andare verso un'assemblea costituente e mettere in campo una riforma magari più attinente a quelle che sono le esigenze dell'Italia in questo momento. Valentina Iori, presidente del Comitato Lavoratori per il No, ecco, qual è intanto il clima che si respira, specialmente fra i lavoratori italiani? Allora, noi abbiamo deciso di raccogliere le istanze dei lavoratori nel creare un comitato perché appunto ci perveniva dalla classe produttiva del paese una grande preoccupazione per le ripercussioni della riforma sul mondo del lavoro. Quindi un taglio sul no che fosse incentrato sulla classe produttiva e che fosse rappresentativo di quella preoccupazione di chi oggi lavora e vede sempre diminuire i propri spazi di democrazia e rappresentanza. Quindi abbiamo creato un documento ad hoc che è figlio delle istanze dei lavoratori. Noi siamo nati il 10 ottobre, quindi siamo giovanissimi come comitato, ci siamo presentati alla Camera dei Deputati e la presentazione del comitato è stata fatta da tre lavoratori che sono venuti a portare le loro istanze. Quindi è un problema di rappresentanza perché l'abrogazione del CNEL toglie il diritto del confronto, parlando soltanto di un taglio di sprechi, ma anche l'idea di una Costituzione che venga applicata come se fosse il menù di un ristorante. E quindi alcune cose vengono applicate, alcune cose sono esigibili, altre no. Noi da tempo abbiamo portato avanti la battaglia per l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione, quindi per la partecipazione dell'impresa e dei lavoratori, ma anche le sentenze della Corte Costituzionale, quindi una su tutte, il blocco delle pensioni che è stato dichiarato anticostituzionale dalla Corte, poi il governo non ha dato seguito a quello che avrebbe dovuto fare dicendo semplicemente che non c'erano soldi. Quindi stiamo andando in giro per l'Italia, abbiamo chiamato la nostra campagna 10.000 km per il no, sperando che potessero bastare, ma già ad oggi probabilmente ne abbiamo fatti più di 10.000, 28 tappe in giro per l'Italia, ne dovremo fare altre perché ci chiedono di arrivare sui territori. Abbiamo lanciato due hashtag in una campagna mediatica che si sta rivelando vincente, che sono 10.000 km per il no e lavoratori per il no. E oltre alle conferenze stampa che stiamo facendo in giro per l'Italia, abbiamo organizzato già due giornate di gazebo contestuali, il 22 ottobre e il 5 novembre, in 50 città italiane contemporaneamente. Abbiamo allestito dei gazebo per portare informazione tra la gente e tra i lavoratori.